Chi mienti? Allora, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 338, contrari 6, la Camera approva. Siamo al 5.6, qui c'è una riformulazione. Deputata Bindi, accetta la riformulazione dal suo emendamento? Sì, l'accetta. D'accordo. Allora dichiaro aperta la votazione col parere favorevole del 5.6. Di Lello. Allora, tutti hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 425, contrari 4, la Camera approva. Siamo al 5.8, i pareri sono favorevoli, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Dell'AI. Silvia Giordano. Silvia Giordano. Fanucci. Fanucci. Allora, hanno votato? Silvia Giordano. Silvia Giordano, ancora no. Prego, Brignani, veloce. Allora, ha votato? Sì. Va bene, allora dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 321, contrari 40, la Camera approva. Adesso siamo al 5.9, qui c'è un invito al ritiro, parere contrario, la deputata Sarti chiede di intervenire, prego. Per dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. D'accordo, la ringrazio. Allora, se nessun altro, deputato Nuti, prego. Sì, grazie Presidente. Io faccio presente solamente una cosa, che questo è il caso in cui ci sono dei familiari della persona che subisce il sequestro, quindi per esempio un boss mafioso, e la norma prevede appunto il differimento dello sgombero. Allora io chiedo, ma nel momento in cui ci sono dei familiari del boss che sono in casa, è corretto che queste persone non vengano allontanate appunto da casa e magari contemporaneamente in quel luogo, in città, ci sono delle persone senza casa che aspettano di trovare un alloggio, però ai familiari del boss li lasciamo in casa? Ma secondo me quantomeno una riflessione va fatta, quindi chiedo che eventualmente venga accantonato se si vuole